Alla fine Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sono sposati. Il settimanale di più aveva anticipato il rumor delle nozze poco tempo fa mostrando le pubblicazioni affisse dal comune di Roma, e a quel punto l'attore, noto anche per la sua proverbiale riservatezza, si era visto costretto a vuotare il sacco. Seppur a denti stretti, aveva confermato il gossip senza però dare ulteriori dettagli. Si pensava che i fiori d'arancio tra Kim Rossi Stuart e la bella Ilaria, sua compagna da 8 anni e mamma di suo figlio Ettore, arrivassero a primavera inoltrata e anche che il matrimonio sarebbe andato in scena nella capitale, e invece è stato celebrato in gran segreto in provincia di Rieti. I due si sono giurati eterno amore a Ponte Colombo per poi festeggiare presso l'abbazia di San Pastore, alle porte di Cortigliano. Punto alla cerimonia, blindatissima, hanno partecipato soltanto i parenti stretti e gli amici più intimi tra cui Caterina Balivo, testimone della sposa e grande amica della coppia. È stata proprio la conduttrice di Vieni da me, infatti, a presentarli. In un'intervista la Spada raccontò che il primo incontro con Kim è stato come una scena da film. Caterina la costrinse a uscire e non solo lei si presentò in tuta. Ma prima di arrivare a casa dell'amica, inciampò in una pozzanghera, presentandosi così tutta fradicia. Dettagli che non hanno però impedito il colpo di fulmine. A novembre di quello stesso anno è nato Ettore Rossi Stuart, il primo e unico figlio della coppia. Il nome lo ha scelto il papà, ma era ricco di significato per entrambi. È legato a un film, che è il film della vita tutti e due, Mamma a Roma, in cui il figlio della Magnani si chiama E.T.O.R. e ha raccontato sempre la Spada. Tornando alle nozze blindatissime di Kim e Ilaria, è solo grazie a Caterina Balivo se circola qualche foto dell'evento. La testimone e grande amica della sposa, infatti, ha postato una sua foto su Instagram e alcuni momenti della celebrazione assieme al marito Guido Maria Brera. Nessuna condivisione social invece da parte della Spada, che è riservatissima proprio come il neo marito.